Come creare una città a risparmio energetico, a economia circolare e a energie rinnovabili? Si è parlato di questo sabato scorso a Montevarchi durante un convegno organizzato dall'associazione GIGA e da Montevarchi Bene Comune. L'obiettivo, come hanno ricordato gli organizzatori, è quello di alimentare anche in Valdarno una sorta di rivoluzione ecotecnologica che possa portare non solo a un miglioramento della qualità della vita, ma anche a risparmi sostanziosi in termini economici. Cioè, c'è da lavorare seriamente per una riqualificazione prima di tutto del territorio, tenendo ben presente quelle che sono le, il risparmio energetico, tutto ciò che è, diciamo, le politiche atte al risparmio in assoluto e anche a un'attenta considerazione di quello che è l'ambiente che ci circonda, per una Montevarchi più ecosostenibile, e questo vuol dire anche un grosso risparmio da un punto di vista dei contribuenti. Molti contributi, da quello di Fabrizio Bernini, che ha puntato sull'innovazione con la sua Zucchetti Centro Sistemi, a quello dei rappresentanti dell'associazione GIGA, coorganizzatrice dell'evento, insieme all'associazione Montevarchi Bene Comune. Un settore davvero sconfinato, quello delle ecotecnologie, presentate da GIGA con Fabio Roggiolani, Saro Secci e Saro Valentini, che hanno spaziato dalle nuove tecnologie per le neostrade all'efficienza energetica degli edifici attraverso l'integrazione di rinnovabili pienamente distribuite come fotovoltaico e geotermia, praticamente disponibili ovunque e capaci di decarbonizzare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Si è parlato anche di illuminazione pubblica e privata, di gestione idrica, depurazione e smaltimento dei rifiuti. Ormai a livello mondiale le tecnologie, le ecotecnologie consentono di avere un risparmio energetico che ripaga gli investimenti che noi facciamo sulle ecoinnovazioni. Quindi è per questo che è possibile farlo indipendentemente da quanti fondi possono arrivare dall'Europa, da quante forme di finanziamento arrivano. Perché oggi l'ecotecnologia, ripeto, si ripaga con il risparmio che induce. E dal momento che la prima energia rinnovabile è innanzitutto il risparmio energetico, noi su questo possiamo fare una quantità enorme di iniziative. Tra gli altri interventi, quello di Rossella Michelotti, del Comitato Acqua Bene Comune, che ha parlato della gestione dei servizi idrici, chiedendo una maggiore ottimizzazione della risorsa nell'interesse dei cittadini, e quello di Maria Grazia Mammuccini, che ha colto l'esigenza di un ritorno a un'agricoltura con i piedi per terra, un'agricoltura che partendo anche dalle grosse vocazioni storiche del tessuto montevarchino, come ad esempio l'ortoflorivarismo, si possa rilanciare attraverso le coltivazioni biologiche. Efficienza, ecologia, equità significano anche sostenibilità. Questa iniziativa è la prima di un ciclo di eventi sui temi ecologici che saranno organizzati da Montevarchi Bene Comune.